Ciao, eccomi di nuovo. Allora, adesso la prossima cosa che impareremo è la respirazione. Dici, ma come? Io so anni che respiro. Eh sì, ma non è detto che si respira sempre correttamente. Quindi abbiamo detto che fondamentale per una corretta respirazione è la postura. Quindi riprendiamo la nostra postura con le gambe leggermente divaricate all'altezza del bacino. Le ginocchia sono morbide, il bacino in posizione neutrale, che quindi spingi giù, dietro, su, davanti per mantenere quella cresta iliaca, la spina iliaca anteriore superiore in linea col pube, allunga qui tanto spazio fra la cresta iliaca e le coste fluttuanti. Se riesci, vedi un po' quanto spazio c'è. Dovrebbero essere circa 3-4 dita. Se è di meno, bisogna stare attenti perché potrebbe essere un segno di osteopenia o osteoporosi. Quindi allunghiamo, anche perché qua dentro c'è il punto vita, quindi se lo vogliamo tirare fuori non è una brutta idea questa. Sul collo, lungo, spalle lontane dalle orecchie, testa alta, collo lungo, giù le spalle, posizione ballerina. Ok, e questa è la posizione, peso leggermente sull'avampiede, ma non troppo. Adesso però, dato che abbiamo già raggiunto la nostra postura perfetta, perché noi siamo perfette, è divine, tutto il resto, adesso prendiamo una mano e lo appoggiamo sullo sterno, proprio dove c'è lo sterno e l'articolazione con le clavicole. E vorrei farvi respirare un po' qualche volta, 3-4 volte, per sentire la mobilità sternale, cioè dovresti sentire che lo sterno spinge contro la mano, allontanandola, e poi nella espirazione si avvicina di nuovo la mano e torna alla posizione di base. Ok? Quindi adesso inspira e spingi, espira. La spinta è in avanti, non in su con le spalle. Spingi, le spalle rimangono basse. Espira e la mano va giù. Inspira. Espira. Di nuovo inspira. Espira. Un'altra cosa che vi vorrei far notare, la pancia. Quando si fa l'inspirazione, l'espirazione, non deve esserci un grande movimento qui a livello degli addominali. Quello si chiama belly breathing o respirazione della pancia, che noi non facciamo. Ci sono molte tecniche di respirazione diverse. Quello che noi utilizziamo è l'apertura costale per creare più spazio per i polmoni, per riempirsi d'aria, non che i polmoni devono spingere verso il basso e quindi lo stesso diaframma spinge verso il basso e la pancia viene in fuori, no. Se metti un dito davanti all'ombelico a 2 cm, 3 cm di distanza nell'inspirazione, e la pancia non deve toccare il dito, ok? Quindi di nuovo qui, gambe leggermente divaricate, ginocchio, postura perfetta, testa alta, collo lungo, inspira, espira, giù le spalle, inspira, espira, un altro, inspira, espira. Senti la mobilità sternale. Allora, voi sapete quanti anni ho, quindi se vi può capitare che come me avete una calcificazione qui a livello sternale clavicolare, questa calcificazione qua rallenta e diminuisce l'ampiezza o la capacità della parte di aprire e chiudere, quindi questo vuol dire che non vuol dire niente, vuol dire che siamo arrivati a una bella età, però più che altro vuol dire che quando c'è la respirazione bisognerà fare quella mobilizzazione da altre parti. Quindi adesso vi chiedo di mettere le mani a livello
sulle coste a livello del reggiseno, ok? Questo per le signore, ovviamente. Per gli uomini si metterebbero le mani all'altezza del reggiseno se fossero donne, ok? Quindi giù le spalle, testa alta, collo lungo, e inspirando senti le coste che si allargano. Quindi inspiro, espiro. Inspiro, apro. Espiro e chiudo. Giù le spalle, sono le spalle. Inspiro, apro. Espiro. Un altro. Inspiro. Espiro. Quindi sentite le coste che si allargano e ritornano. Questo è molto importante perché il costato è proprio la gabbia toracica che protegge i polmoni. Quindi per aprire e lasciare più spazio per i polmoni, il diaframma scende leggermente, quello che serve per aprire, ma non per spingere verso il basso, e le spalle rimangono giù, il collo lungo, per non alzare le spalle, perché questo aumenta lo stress. Quindi spalle giù e apri le coste. La terza posizione. Allora, adesso non possiamo mettere le mani, però possiamo visualizzare l'aria che quando entra va dietro fra le scapole e tu sentirai le scapole che si vogliono allontanare una dall'altra, ovvero una abduzione delle scapole e apertura costale indietro. Le braccia saranno un po' in fuori perché questo assiste questa apertura scapolare. Quindi inspiro e visualizza, inspiro e senti l'aria che va dietro, espiro. Inspiro, apro senza abbassare la testa. Espiro. Inspiro, apro. Espirando. Che per caso l'espirazione lo senti agli addominali? Bene, perché gli addominali sono i muscoli espiratori, quindi noi quando espiriamo è come se prendessimo un paio di occhiali per pulirli con l'alito. Inspiro, espiro. E questa espirazione si sente agli addominali perché gli addominali sono i muscoli espiratori. Una espirazione normale, non dobbiamo pensare a niente perché il corpo, il sistema autonomo pensa a tutto. Però quando tu lo fai in modo controllato come esercizio per controllare, no, la respirazione, allora inspiro, espiro. Senza chiudere, mai. No, allunga, inspiro, espiro. E senti come se fosse una chiusura lampo che sale, sale, sale per aiutarti a tirar fuori tutta l'aria. Ok? Allora, ci vediamo fra un pochettino.